Allora, ragazzi, cominciamo da un parallelo, no? Che fecero tra Leao e Lautaro Martinez. Cominciamo da questo parallelo perché io, quando facevano questo parallelo, mi mettevo a ridere. Mi mettevo a ridere e dicevo: ma davvero state dicendo? No, non state dicendo davvero. Voi paghereste di tasca vostra per avere Lautaro al posto di Leao e di sbolognare Leao all'Inter al posto di Lautaro. Questo l'ho detto da sé. Ehi ragazzi, non è che lo dico perché ogni tanto dico, ehi, lo dicevo quest'estate, no, in macchina con 40 gradi. No, questo lo dico da un anno e mezzo. Io Lautaro Martinez con Leao mi prenderei a pugni da solo se solamente dovessi pensare a un possibile scambio tra questi due calciatori. Sono due calciatori che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Uno è discontinuo al massimo, cioè nel senso ogni tanto ti fa vedere quei lampi di classe, no? E parlo di Leao, quei lampi di classe dove ti induce, no? Cioè, induce un telespettatore, uno spettatore a una partita, a dire: caspita, è proprio forte, è proprio forte. L'altro invece è un calciatore che ha fatto sempre della continuità, no? Della continuità la sua filosofia. È vero, oggi sta passando un periodaccio in questo momento. Ma comunque questo periodaccio si è tramutato in 3 punti a Roma con un suo grande gol dove non ci ha pensato 2 volte, ha sparato in porta e ha trafitto il portiere, e quel gol è costato alla Roma 0 punti, all'Inter 3 punti. Ora, il capo dei topi di Fogna, no? Perché sono dei topi di Fogna quelli. Diciamolo chiaramente, ragazzi, sono dei topi di Fogna, diciamolo chiaramente. Loro chiamano ratti noi, io almeno, chiamo topi di Fogna loro. Qual è la differenza? Che loro sono proprio di Fogna, quindi puzzano, puzzano, puzzano. Almeno noi non puzziamo, loro puzzano. Però poi ci sono dei giornalisti che vogliono far passare un messaggio, diciamo, alterato ai propri ascoltatori, diciamo, no? Ascoltatori. Perché sono giornalisti che hanno anche un canale YouTube e su questo canale YouTube poi dicono cose che durante un'intervista cioè durante il loro proprio lavoro, no? Cioè il loro vero lavoro non dicono, lo fanno passare su YouTube, perché su YouTube si può dire di tutto e i topi di Fogna ce lo dimostrano, ok? Iscrizione al canale, iscrizione al canale! Iscrivetevi al canale di Salento e Basta e dovete diventare amici di questo canale, mettete il like al video e iniziamo a parlare di questo video. Anzi, diciamo, iniziamo a parlare di un giornalista milanista che ai veri milanisti non sta neanche simpatico, non sta neanche simpatico perché va, diciamo, dove insegue, anzi non so se insegue, anzi no, viene inseguito, ecco, diciamo la verità, viene inseguito dall'uomo più triste del mondo. Perché gli va dietro, no? L'uomo più triste del mondo va dietro a lui e cerca, almeno, ecco, possiamo dire che Suma è stipendiato dal Milan, no? Si è stipendiato dal Milan, quindi avrà anche un qualcosa che lo posso giustificare, mentre l'uomo più triste del mondo non è giustificabile, non è giustificabile. Ormai ha intrapreso la strada dei ratti di Fogna, dei topi di Fogna, ha capito che andando dietro ai topi di Fogna si possono acquisire
iscritti, cosa che per esempio, no? Lui, cioè, degli iscritti lui ne soffrisce molto più di me, cioè, nel senso, io ragazzi, ho dei periodi dove faccio davvero parecchi iscritti. C'è stata la settimana scorsa che in 2 giorni ho fatto 40 iscritti e mi sono un attimo esaltato, no? Però loro fanno davvero tanti iscritti al giorno, loro sono dei fortunati. Perché? Perché basta che si inventano storielle e tutto va bene nel loro canale. Allora, che cosa fa Suma? Invita Luca Serafini, altro giornalista, suo amico, e gli fa alcune domande sul Milan, sulla partita di ieri di Napoli-Milan. E che cosa dice Luca Serafini? Luca Serafini dice, il Milan ha tanto vento in faccia, tanto vento in faccia, che significa? Che il Milan ha tanti problemi, tante problematiche, no? Da affrontare oltre alla partita. Questo è quello che devono far passare davanti. Cioè, nei confronti dei loro iscritti, degli iscritti di Suma, dell'uomo più triste del mondo e di tutti quei canali che sono davvero tristi, no? Per esempio, tanti canali, e io metto sempre in mezzo il benzinero, non, cioè, non fanno proprio, no, questi paralleli, non fanno proprio questi paralleli, si assumono le proprie responsabilità e parlano di calcio. Questi invece di calcio non sanno parlare, ma almeno Suma, ripeto, prendo uno stipendio dal Milan. Quindi, un vento che spira, lo dice Luca Serafini, con il vento che spira in questi giorni sulla faccia del Milan, già è molto che il Milan abbia questi punti. No, ragazzi, no, non è così. Ripeto quello che ho detto stamattina nel video, andatevi a rivedere il video di stamattina che ho postato, che ho pubblicato. E il Milan, lo dico da agosto lo dico, il Milan non è all'altezza di Inter, Juventus e Napoli, non è all'altezza. E se Fiorentina e Lazio dovessero continuare a fare il campionato, a giocare il campionato che stanno giocando, per il Milan è notte fonda, è notte fonda. Maignan, parlano di Maignan, no? Diciamo, Luca Serafini si concentra molto sulle responsabilità di Maignan in questo risultato. No, ragazzi, no, Maignan, prima di tutto, il gol di Kvaratskhelia, sì, può sembrare anche un gol facile da prendere, ma guardatevelo bene perché negli highlights si vede bene un pallone che rimbalza davanti proprio alla porta, a 1 metro dalla porta, e che fa fuori Maignan. Quindi non darei neanche tanta colpa a Maignan. Però se davvero oggi per giustificare una sconfitta del Milan si va ad affondare un grande portiere, perché io, ragazzi, sapete, simpatizzo per l'Inter, però se devo dire che Maignan è un grande portiere, lo dico con tutta la tranquillità del mondo e la sincerità del mondo, Maignan è un grande portiere. Se mi dicessero voi Maignan all'Inter, direi sì, direi sì. E quindi addossare la colpa di una sconfitta a Maignan, per me siete davvero piccoli piccoli, piccoli piccoli. Tu e chi ti ha fatto fare l'intervista sul suo canale, siete davvero piccoli piccoli. Mancavano Reinders, Theo Hernandez, Gabbia, ok, però per me non siete all'altezza della situazione neanche con quei calciatori. E ricordatevi sempre che Leao, e l'ho detto nel video di stamattina, ripeto, andatevi a vedere il video di stamattina che ho fatto sull'Inter, che Leao e Theo Hernandez non vedono l'ora di andarsene dal Milan, perché si sono rotti di far parte di questa società che voi
Fate di tutto per far passare come un qualcosa che viene presa a pugni dal sistema. No, ragazzi, no. È una società, è una squadra, anzi, che non è all'altezza di altre 3/4 squadre, 3 sicura, ecco, 3 sicura. E con tutto che ha vinto il derby, con tutto che ha vinto il derby, ma non siete comunque all'altezza di questa Inter oggi che non esprime neanche un grande calcio, non esprime il calcio che esprimeva l'anno scorso. Voi non siete all'altezza né dell'Inter, né della Juventus, né del Napoli. Siete molto sotto. E attenzione a Milan e Lazio che vi possono rubare il posto in Champions.